lo annuncio in questo modo, a voi il mimo François. Dove sta la porta? Che io soffro di claustrofobia. Devo sta zitto. Devo sta zitto. Ma che cazzo pensi quando vieni? Io devo ancora finire a pagare il mutuo. Io devo star muto. Devo star zitto. Ma sta zitto, se no ti mando fanculo, veramente. Allora, proseguiamo, Veronica. Sì, andiamo avanti. No, ti... ce ne dobbiamo andare. Temo di sì. Così. Devo star zitto. Non ce la faccio. Porca di questa zia.
Mi senti adesso? Vediamo più tardi, che non posso parlare. Ma è un po' spiazzato pure a me. Non mi ricordavo che... Scusate se c'è l'acqua, ma io devo bere perché... Non perché devo... ma perché ho i calcoli. Allora il dottore mi ha detto che devo bere. Come state? Bene. Molto bene. Tutti contenti? Non è giusto la città del sorriso? Sa che cazzo ci starà da dire? Vedete un po'? Io sarò breve per deformazione sessuale stasera. Non voglio dilungarmi più tanto, vi fa delle domande un attimo per capire il periodo. Quanti di voi, secondo voi, domani sera per regala lì Gazzetti? Quanti le mutande? Quanti le pigiama? 15 anni che mamma mi regala il pigiama e dice se sto male vado all'ospedale. Ma la cosa che mi fa ingazzare è che l'ingarta ancora. Si vede lontano un chilometro che è un danno, è nato di Gazzetta. Questo è il periodo Natale e io, beh, il Natale si fa tante cose, tipo se va con la ragazza a comprare un pensiero per se stesso. Andiamo a comprare le scarpe perché nelle Marche qua ci stanno tante aziende che fanno le scarpe, e le fanno in tutta Italia e in tutto il mondo, e qua le scarpe costano di meno. Sì, è vero. Sono andato su un outlet, prendo un paio di scarpe, quando belle queste, quando costa? Quando? 300 euro? Il Monte Napoleone a Milano costa di meno. Dice, guarda, bellissime, però le rimetto a posto. Decidi, guardi la ragazza tua che ti guarda così. Ti fa, che ci pigli? Ma come che ci prendi? Con 300 euro mi ci trovo un mese. È il periodo che si va a trovare gli amici. Io ho una coppia di amici miei, cioè io sono amico suo, di lui, non sono tanto amico di lei. Ogni volta che mi vede fa, quando è a casa? Quando vieni a casa sai che siamo andati a convivere con l'amico tuo, perché non vieni più a trovare l'amico tuo? Dici, devi venire a casa perché sono fatto fare i mobili a un falegname di Filottrano che fa degli immobili veramente incredibili. Vabbè, un giorno ci verrò, passa 10 giorni, da lontano te... Quando è che hai trovato l'amico tuo a casa nostra, siamo andati a convivere insieme? Tu non lo sai, mi sono fatto fare l'immobile, ho un video di palignano di Filottrano, che veramente mi ha fatto un settimino, mi ha fatto la credenza, mi ha fatto pure la pugna per la porta, mi ha fatto proprio... Quando è? Vabbè, ora ci verrò, allora la via Natale, dici, vabbè, non vado a trovare. Che fai? Ti presenti mano in mano? No, io ho comprato una confezione dei biscotti Ore Diete. Quelli che la scatola è vintage, no? Ne ho assaggiato uno, anche il sapore è vintage. Però vai là a casa e gli porti sta confezione, lei ti fa vedere tutti gli immobili fatti da sto falegname del Filottrano, a un certo punto ti dice, lo vuoi il tiramisù che faccio io? Vabbè, fammi il prossimo tiramisù, chiama sei filippini, apre sto frigorifero nuovo della Indice, prende sto tegliera di tiramisù, te ne prende uno scacco, tu te lo porta la bocca, non dici se è buono, se è cattivo, ma guarda che fai, è tanto delicato. Vengo zia a fare un tiramisù così delicato, veramente.
Insomma, questo è Natale, però io voglio fare alcuni ringraziamenti in maniera particolare, perché non è bello fare ringraziamenti a tutti, è Natale, tutti buoni, tutti cattivi, no, Renzi mi sta sui coglioni. Berlusconi mi sta sulle palle, non è una cosa, cioè non a tutti, cioè, mi faccio in maniera mirata, a chi penso, io ora vorrei fare un ringraziamento, un auguro di un buon Natale, un fine anno nuovo, un inizio anno nuovo, un amico mio del Bar del Triangolo, che si chiama Me Fai Fa Un Morso, si chiama Me Fai Fa Un Morso perché ogni volta che prendo un tramezzino mi dice sempre se gli faccio fa un morso, allora l'abbiamo soprannominato così, va sempre in giro insieme al cugino, sapete come si chiama il cugino? Me Fai Fa Un Sorso. Però li voglio ringraziare perché comunque si sono sdebitati, perché mi hanno regalato uno un panettone e quell'altro una bottiglia di spumante, quindi voglio veramente ringraziarli, e ringrazio anche Claudio Tappatà, che è quello che c'ha i soldi perché c'è la Ferrari che va a gas, e per l'ultimo dell'anno staremo insieme, e prima andiamo in un cenone, poi andiamo a night e paga lui, quindi lo voglio ringraziare proprio subito. Voglio dire alcune cose importanti in questo periodo, forse qualcuno di voi saprà che io cambio con la pensione di mamma, qualcuno di voi lo saprà, voglio dire una cosa, io sto cercando una donna, però sto vecchio stile, cioè siccome prima dopo il dopoguerra se era consuetudine andare a abitare con i propri genitori, con i suoceri, quindi io voglio una donna che venga a vivere con me e con mamma. E siccome questa è una persona che comunque dovrà stare insieme a me anche con mamma, e quindi anche insieme a lei abbiamo deciso che per scegliela chiediamo se c'è qualcuna single che se vuole fidanzare con me e venire a vivere con mamma, di mandarmi un video su Facebook e farmi vedere in quanto tempo capa 10 patate. Perché insomma non è solo. Quanto tempo ci vuoi tu? No, non va bene, mi dispiace. Ce l'hai i soldi? No, non va bene, no, perché io ho l'eredità. Questo devo ringraziare babbo e mamma, perché insomma la donna verrà con me, sa che io avrò l'eredità, perché io ho due ernie de babbo, me lascia le babbo, e la memoria a breve termine de mamma, quindi io ho l'eredità. In più ho una casa molto grande, che tu dici c'hai l'eredità, quindi nella vita poi sta tranquillo, però per come si sono sviluppati i tempi, invece l'eredità oggi è quasi una rottura di vita, cioè non puoi venire da casa, non la puoi affittare, cioè, che cazzo ci faccio con l'eredità? Faccio niente, così beh, da sto punto di vista, mo che me ne sono accorto, vabbè, quando morirà mamma ci starò da solo, io andrò quella a casa, meno che non trovo una donna insomma che sa crapare patate in 5 minuti, 10 patate. Io voglio dire anche una cosa, lo voglio dire a mamma, questo io non ho preso il pezzo di carta, perché lei mi dice sempre devi prendere un pezzo di carta, perché nella vita serve un pezzo di carta, io un pezzo di carta stasera ce l'ho, però a suo tempo non l'ho preso perché ho capito già come funziona, cioè che voglio dire, c'ho un amico mio, Giulio Andinori, che praticamente è sposato, ha un figlio, il figlio si è sposato, ha fatto un figlio, Giulio è nonno e ancora si deve laureare. Che cazzo ci fai un pezzo da carta? Niente, quindi insomma questo qua, e adesso voglio, gli ultimi 5 minuti che ho, voglio dire cose per quelle che stanno veramente, voglio dire spacca, se vuoi fare il prossimo spot per la Regione Marche, chiamami. Non so se avete visto l'ultimo spot della Regione Marche, quello con Neri Marco Re, che è un attore bravissimo, ci mancherebbe, solo non so se avete ascoltato che spot, cioè che dice praticamente le Marche non ti abbandonano mai. Fammi capire che ci deve venire a morire qua le persone. Marche non li abbandonano mai, che cazzo significa? Io non è che voglio fare polemico, perché non è che so un polemico, però voglio dire, poi tra l'altro già siamo 1,5 milioni di abitanti, di cimiteri è pieni, cioè dopo se uno viene qua e ci muore, cioè chi mettiamo a casa tua, chi mettiamo a casa tua. Perché il problema grande nelle Marche è capire la differenza tra quelli che è morti che sta sottoterra e quelli che è morti che sta sopra la terra, che a volte si confonde, capire queste cose.
Comunque non voglio essere polemico, perché a fine anno bisogna essere sempre contenti e quando io mi esibisco voglio regalare speranza alle persone e voglio parlarvi di due argomenti molto importanti che sono venuti fuori da delle discussioni su un mezzo molto importante che è Facebook. Facebook è un social network che è una rete sociale di persone che non hanno un cazzo da fare e scrivono lì i loro pensieri. Quando ho capito questo ho detto è preciso per me. E infatti io mi sono iscritto subito a Facebook, a me Facebook mi piace, tra l'altro ho un profilo. Uno è pieno, è Piero Massimo Macchini 2, si sta riempiendo piano piano, quindi mi potete mandare amicizie, tranquilli, io accetto cani e porci, se non c'è problema, però ci sono delle argomentazioni importanti che io ho fatto lì su Facebook, che ho commentato, tipo l'ultima discussione che è nata dal servizio della Gabbanelli sui Moncler, cioè non è giusto che un'azienda spegni le oche per facce, insomma, i giubbetti. Io non voglio parlare di questa cosa perché io non ci ho avuto il Moncler, a casa mia avevamo solo un giubbetto che è passato da figlio in figlio ed era quello della Dolomite, il giubbetto della Dolomite a casa mia è durato 50 anni, infatti l'amianto, rompono per niente, però mi sento chiamato in causa perché mi ricordo che sull'etichetta c'era scritto 100% piumino d'oca, quindi voglio dire anch'io una cosa, innanzitutto l'oca è un animale eccezionale perché è l'unico animale monogamo, cioè quando si fissa una, è quella, non è come me, assolutamente, a me proprio piace la gnocca, mi piace tantissimo la gnocca, innanzitutto quello, e poi non è giusto che con oca tu ci fai solo i piumini, perché con l'oca ci puoi fare tantissime cose, tipo l'oca arrosto, che è buonissimo, quindi se devi ammazzare l'oca, devi ammazzare non solo per i piumini, ma per farci anche l'oca arrosto, che è buonissimo. E poi voglio dire una cosa, cioè non è bello, perché per dite babbo, che è innamoratissimo di mamma, e ogni tipo 10 anni gli faceva un regalo, gli comprava la pelliccia, quella finta, mamma era contentissima perché non capiva la differenza, quindi cioè io vi dico non è che dovete comprare la propria ragazza il Moncler. E poi voglio dire anche un'altra cosa, dopo un po' di tempo che era successa questa cosa, mamma mi diceva perché non te compri un piumone per questo inverno che sarà freddissimo, l'inverno qui nelle Marche è freddissimo, dico mamma vabbè, cioè dopo un po', siccome mamma c'è la memoria a breve termine, ti ripete le cose ogni 3 minuti, un certo punto mi aveva proprio buttato di coglioni. Si è detto vabbè me lo compro sto piumone, stavo andando a comprare sto piumone, un certo punto ho incontrato Mario Tarquini che è quello intelligente del bar, perché ha fatto il lidi, è intelligentissimo Mario Tarquini, mi ha detto guarda Pier Massimo io sono vegano, allora se vuoi fare una cosa ecosostenibile, ecocompatibile, non ti comprare il piumone con le piume d'oca, ma comprati un piumone con le fibre di mais. Dico vabbè Mario, se me lo dici tu che sei intelligente, io so radical grezzo, cioè io ci credo a quello che tu dici, io mi compro un piumone con la fibra di mais. Io mi sono comprato sto piumone con la fibra di mais, bellissimo, non l'ho pagato tantissimo, tra l'altro solo che ci sentivo freddo, la prima sera, la prima notte ci sentivo freddo, la seconda notte pure, la terza sentivo talmente freddo che ho preso una vecchia termocoperta, l'ho messa sotto, non so che è successo la notte, si vede che ha fatto reazione la termocoperta con il piumone e la fibra di mais. Mi sono svegliato sotto il letto del popcorn, capito? E quindi grazie, dopo però a mia discolpa faccio outing qui di fronte a tutti quanti voi, mi sono comprato un piumone, ma non posso dire solamente che se io vado in giro, che ne so, se incontro una un'oca spennacchiata, io prendo un po' di piume del piumone mio e gliele regalo, questo lo dico qui davanti a tutti. L'ultimo argomento di cui voglio parlare stasera, ci sono proprio venuto apposta perché Antonio mi ha invitato a venire qua. Sì, Antonio, non si chiama Anthony, si chiama Antonio. Cazzo non è Anthony, dai. Volevo venire qua per dirvi una cosa, veramente, volevo parlare di cinema stasera. Allora, innanzitutto voglio parlare del Giovane Favoloso, il film sui Leopardi.
per chi non lo sapesse, Leopardi è un poeta marchigiano. Questo poeta che si affacciava dal balcone, oltre al balcone aveva una siepe, oltre la siepe vedeva l'infinito. Io mi sono sempre chiesto che tipo di siepe era quella. Questa esperienza è un po' particolare. Comunque vorrei parlare del film su Giacomo Leopardi, Giovane Favoloso. Quanti di voi l'hanno visto? Bene, tantissimi. E voglio dire una cosa, allora, innanzitutto io non dovrei parlare di questo tipo di film, che è un film de sé, insomma un film intelligente. Io so più per i film d'azione tipo Rambo, oppure per i film d'avventure di guerra tipo Rambo, già mi piace, perché Rambo è veramente esistito ed è per questo che le cose in America vanno bene, perché è esistito e c'è Rambo. Quando un problema c'è in America, chi chiama? Chiama Rambo. Anche Obama chiama Rambo, Rambo risolve i problemi. In Italia perché le cose va male? Chi c'è in Italia? Gemo. Don Matteo Gemo, che tra l'altro lo fa in americano, non lo voleva loro, ce l'ha mandato qua in Italia per farvi capire. Quindi Gemo, fate sempre da te con l'applauso, è sempre un modo. Allora, comunque voglio dire una cosa su questo film, andatelo a vedere, è bellissimo, è eccezionale, veramente lo dovete andare a vedere, perché descrive Giacomo Leopardi per quello che realmente era, un supereroe. Solo che c'è stato un problema, cioè praticamente il film è stupendo, le musiche sono bellissime, gli attori sono bravissimi, le parole che dicono sono eccezionali. L'unica cosa, ma l'unica cosa che non mi è piaciuta sul film di Leopardi, sai che è stata l'unica cosa? I marchigiani. I marchigiani non si bozza sul film di Leopardi. Il padre di Giacomo Leopardi, Monaldo, gli faceva studiare i classici greci e latini. Cioè, ma se babbo me li faceva studiare a me, mi ammazzavo. Cioè, tu coglioni. Non lo faceva mai uscire, lo faceva stare sempre segregato dentro casa con la biblioteca, poi le poche volte che lo faceva uscire, alla fine del 1800 Giacomo Leopardi usciva e dove stava? A Recanati. Recanati è peggio della città mia, peggio di Fermo. Che Fermo è un nome che non gli rende giustizia, si dovrebbe chiamare Paralisi. La mappa usciva. Che fai a Recanati alla fine del 1800? Che fai? Infatti un cazzo, niente. Che fai? Stai lì. Cioè, la madre di Giacomo Leopardi, sembrava zia Antonietta. Zia Antonietta andava a messa due volte al giorno. Che poi io disse, per chi preghi? Per l'umanità. Per l'umanità se vai due volte al giorno. Cioè, se vai due volte al giorno alla messa, non battiamo manco a fare i peccati, ma per chi preghi? C'è Paolo Giacomo, ma te rendi conto che cioè, Giacomo non c'aveva il mal di vivere, Giacomo viveva male proprio. Cioè, che cazzo, come fai a vivere una situazione del genere? Ritto. Vabbè, vogliamo facciare, come si dice, cioè rompere una lancia a favore del padre, perché senza la biblioteca che aveva costruito il padre, Giacomo non sarebbe diventato quello. Va bene. Ma che coglioni, figlio, fagli uscire un pochino. Infatti a un certo punto Giacomo praticamente è andato fuori di testa, con i problemi, con la gobba, soffriva di diabete, tutto quanto, ha detto guarda, mi sono rotto i coglioni, gli ha fatto una roba, basta, non ne voglio più sapere niente, è partito, è andato via, è andato prima a Firenze, poi è andato a Roma, poi è andato a Napoli e c'è morto, perché lui ha pensato, perché è meglio morire a Napoli che morire a Recanati, cioè è normale. Vabbè, io faccio quello che devo fare, mi dispiace, devo andare via perché tra poco inizia Terminator con Schwarzenegger e quindi vi saluto. Buon Natale. Pierluca, Piero Massimo Vacchini. Un amico di Madre di Natale. È 3 anni. Ecco. 3 anni che vengo. 3 anni e non vi siete ancora stufati. No, ancora non ci siamo rotti. Sono contento, anch'io sono contento di venire a Monte San Giusto, perché è una città, veramente una città dei matti, quindi ve lo meritate nel senso positivo del termine, fate delle cose molto belle, il Canglion Festival è sicuramente una festa diversa da tutto il resto.
è venuto proprio con condizioni di causa, perché come alcuni lo sanno, io mi occupo anche di teatro di strada, uno spettacolo internazionale, quindi mi sono incontrato diverse volte anche all'estero con la Mapo Band, quindi un festival del genere è molto molto bello, quindi grazie di cuore per l'organizzato. Allora, ricordiamo gli appuntamenti, vero Massimo, perché c'è un The Format. Sì, il format The Format, il nuovo spettacolo con cui debutteremo il 27 e 28 dicembre. Noi abbiamo il posto in prima fila, sì. Sì, ho lasciato il nome di Antonio, quindi... il 27 e 28 dicembre e il 3 e 4 gennaio al Teatro di Porta San Giorgio, il sabato e la domenica facciamo doppia replica alle 17 e 21.30, il sabato solo alle 21.30, è il proseguo di The Chiacchiering, che è il vecchio spettacolo che abbiamo fatto, debuttato l'anno scorso. Ogni anno scriviamo uno spettacolo nuovo con tutto il progetto Matte Tube, che è un progetto molto grande e ci sta dando tantissime soddisfazioni, quindi andate su internet, vedete dove sono le prevendite, vi aspetto al Teatro di Porta San Giorgio, perché è molto divertente, è un modo diverso, non istituzionale, per parlare di questo pezzo di terra desolata che è le Marche. Grazie ancora a Pier Massimo Macchini, per andare via perché vi aspettiamo per i giorni. Bravi bambini, come vedete oggi ci sono le telecamere perché vogliono riprendere una lezione della vostra maestra Maria Montessori, la maestra più famosa di tutte le Marche, che ha insegnato a tutti i bambini marchigiani. Bambini, ogni cosa ha il suo posto e ogni posto ha la sua cosa. Quindi adesso aprite il libro, pagina 23, leggete e compilate le domande. Va bene, andiamo avanti! Leopardi, tira sulle braccia, non le tieni sotto il banco, Leopardi, non te puoi toccare a scuola, capito, Leopardi? Raffaello, smettitela di disegnare sui muri. Com'è Raffaello che la scuola è tutta imbrattata e poi quando ti chiamo la lavagna la lasci in bianco? Smettitela, Raffaello, Clementoni! Clementoni! Smettitela di fare il sapendino! Se do uno schiaffo ti faccio passare per il via, Clementoni, attendo a te, Bombiani! Non va l'indice, Bombiani. Questa la capisce in tre, questa. Guzzini! Te l'ho detto, non devi fare la Guzzi prima di venire a scuola. Ti leva tutte le forze. Fate almeno un ovetto sbattuto con la marsala della tua madre, no? Gio Pomodoro! Smettitela a fare le formine con la goma pane. Se no con te ci faccio la passata, eh? Benelli! Seduto con Bosso sulla sedia. Guarda che ti do schiaffo che ti scava il letto, Benelli, Ricordate, pazienza, andrà pazienza, con te c'è un po' pazienza però, Bravi bambini, bravissimi bambini, adesso chiudete il libro, prendete il libro di matematica, prendetelo a pagina 56 e fate le operazioni che ci stanno, bravi bambini, bravi. Allevi! Ti ho detto che devi mettere l'ultimo banco, allevi, non te puoi mettere di fronte ai leopardi. Con sta mazza dei capelli, dopo gli pare la siepe e vede l'infinito, Leopardi. Rossini, dimmi Rossini, che vuoi fare tu? Il barbiere? Dove lo vuoi fare il barbiere? A Siviglia lo vuoi fare? Rossini, mettete a posto, sennò con te ci faccio pelo contro pelo, ricordate, Mattei, smettitela con queste teorie, smettitela! Te l'ho detto, non lo puoi costruire un oleodotto tra la Sicilia e l'Africa. L'acqua e l'olio non se lega, ok? Se continui queste teorie tu fai una finaccia, Mattei. Io te lo dico, Forlani! Smettitela a fare i comizi. Forlani si proprio della Democrazia Cristiana, guarda. E ricordate che ho capito che sei tu che te mangi le merende di tutti, Smettitela a Forlani, Beniamino Cigli, mamma sta andando felice. Oggi pomeriggio, quando vieni di colloquio, voglio vedere se è ancora felice. Guarda, Pirnellisi e Barbara Capponi, una fa le scenette e quella tra chiacchiera, smettetevela, va bene? Soprani, la fisarmonica, mo te lo dico, Soprani, smettetela, Rozzi e Mancini.
Rozzi, Mancini non ci viene a giocare in Ascoli, mettetelo sulla testa, non ci viene, punto e basta. Gismondi, si è voluto la bicicletta, mo pedali, va bene? Dimmi, mi puoi dire tutto? Scavolini, dimmi. Scavolini, tu sei il più amato della maestra, ti vuole tanto bene la maestra, fammi una cortesia. Quando vedi a tuo padre, ricordagli il piano cottura che mi si è sfrisciato in la casa. Che lo cambiamo, lo cambiamo, Dimmi. Dimmi, Maria Coretti, dimmi. Tutti ce l'ha con te, Maria Coretti. Ogni giorno qualcuno a te ti fa qualcosa, Maria Coretti. Va a finire che tu diventerai la santa, vero Maria Coretti? Quarto anno che vengo, scusate se ho l'etichetta, ma se non mi sta bene gliela porto. Voi le capite più tardi, per capire. E quanto mi piace, Notte di Natale mi piace tantissimo, proprio pieno di balletti, pieno di ballerine, mi hanno messo sul video dove si cambiano le ballerine, mi piace tantissimo. Il mondo dello spettacolo è proprio bello perché così puoi interagire. E io ho proprio un periodo, tanti anni fa, proprio facevo spettacoli di continuo, cioè lavoravo tantissimo, io facevo gli spettacoli la mattina per i bambini, pomeriggio per gli anziani, alla sera per i ragazzi, alla notte per i tossici, proprio lavoravo tantissimo. Tra l'altro voglio dire una cosa, bellissimo l'albero di Natale che avete fatto a Monte San Giusto, veramente alternativo, però anche io che vengo da Fermo non abbiamo fatto l'albero di Natale, abbiamo messo la pista di ghiaccio e tutti quanti contenti, pure i tossici, e la sera se portano un mojito gratta sulla pista di ghiaccio proprio siamo tutti felici, no? Cioè io facevo spettacoli dei continui, cioè io lavoravo tantissimo, che poi adesso vorrei citare un comico che si chiama Vladimiro, che ha vissuto per tanti anni nelle Marche, lui è romano, il cui repertorio è stato saccheggiato da tantissimi comici, perché è bravissimo Vladimiro, lui faceva un pezzo sulle Marche che mi piace riportarlo, perché io infatti a quei tempi non lavoravo, io sai che facevo? Faticavo. Perché nelle Marche non si dice lavoro, si dice la fatica, la senti che è più pesante la fatica, proprio più pesante, io faticavo tantissimo, proprio tantissimo, infatti nelle Marche non si dice alla sera io esco, ma io scappo. Scappo da che? Dalla fatica. Sempre meglio. Sempre meglio. Meglio faticare che invece al sud si dice travaglio, no? Diciamo voglio fare cazzo. Faticavo tantissimo, facevo tantissimi spettacoli, oh, tutto a nero, tutto a nero, rigorosamente a nero proprio, tantissimo. Allora mamma a quei tempi mi mandava dallo psicologo, io parlavo con lo psicologo e parlavamo del fatto che io lavoravo tantissimo e ci ponevamo delle domande, ci davamo anche delle risposte, perché io non capivo perché lavoravo così tanto, ancora non avevo la consapevolezza della pensione di mamma, capito, come forza interiore, e faticavo tantissimo. Allora mi dicevo, ma perché lavoro così tanto? Per i soldi? No. Per la fama? No. Per il successo? No. Sai perché faticavo così tanto? E la figa. Ero pieno di donne, tutte mi voleva, tutte mi cercava, mi piaceva tantissimo le donne, proprio de continuo. Allora, voglio aprire una parentesi, a quei tempi ho deciso di non credere più nell'amicizia tra uomo e donna, basta, perché io con la mia migliore amica a quei tempi avevo rotto. Non me la dava più, quindi è inutile continuare l'amicizia. Voglio più anche un'altra parentesi, ecco, io ho tanti amici miei che sono dei viaggiatori incredibili, loro viaggiano tantissimo, poi ritornano sempre con la fidanzata e poi questa fidanzata ci si sposano pure. Mo queste fidanzate so che vengono da fuori, io non sono razzista assolutamente, proprio per niente, solo che secondo me il problema è anche un po' di voi donne marchigiane. Secondo me voi la dovreste dare un po' di più, perché, ma io lo dico per voi, non è una cosa volgare, cioè, perché se voi la date un po' di più state anche più contente sinceramente, no?
Quindi dai, pensiamo positivo, donne. Domani mattina vi svegliate, vi specchiate e dite: da oggi la do un po' di più. Ce la possiamo fare. A quei tempi c'era mamma che su una cosa proprio non era intransigente, cioè proprio lei diceva che l'amore si doveva fare dopo il matrimonio. L'amore per Massimo si fa dopo il matrimonio. Io non ero d'accordo, sinceramente, no? Non eravamo dello stesso punto di vista, sinceramente, perché a me, cioè, voglio dire, prima testo il prodotto, poi dopo, se mi piace lo compro, non è che, cioè, voglio dire, è normale, no? Vedi come la maglietta, cioè, io me la provo, se mi sta bene, me la compro, se non gliela riporto, me ne frega, OPS, voglio dire, conosco, mi fa gli sconti, non è che ti dici, c'ho anche la commessa che la conosco bene, insomma, le posso fare compravendita, insomma, no? Comunque, diciamo così, quindi a casa non potevo fare l'amore, io lo facevo solo in macchina. A me piace tantissimo fare l'amore in macchina. Uno, perché faccio l'amore. Due, perché mi sa tanto di selvaggio. Io sono un po' selvaggio quando faccio l'amore. Poi mi ricorda tipo il Medioevo, no? Il Medioevo si faceva con un cavallo, capito? Allora a me la macchina. Poi nelle Marche, perché questa è una regione eccezionale, nelle Marche, se tu fai l'amore in macchina, cioè hai degli scorci incredibili. Tu puoi fare l'amore in cima a una montagna, puoi farlo in aperta campagna dentro la macchina, e lo puoi fare anche riva al mare, sopra una scogliera, proprio degli scorci. Che è successo questo? Che sta a scannare il porco? Che sta sentivo questo? Questo non smette più, ma è la signora, no? La signora, la signora. Tenete tempo, sugli scorci incredibili, dai, che lo si fa tutto che... E poi tra l'altro, io ho dei posti segreti che non dico mai a nessuno, tutti gli amici del bar mi dicono, ma lei, io non dico mai a nessuno, anzi a volte anche le mie partner, con la scusa di fargli una serata un po' piccante, le bendavo e le portavo su tutti i posti, e cioè, dopo ci ritorno, c'è sta loro con qualcun altro, che sono scemo io, no, non è che te do sta cosa, insomma. E comunque, ecco, lui si fatto scordava. Sì, che non mi contento, mi dà una cosa. Si faceva in macchina, Ero velocissimo da altre cose. 7 minuti con la sigaretta compresa, che poi faceva fredaccia con la macchina tutta allestita, avevo fatto un allestimento 7 bello, 6.000 rimborsati, un ingranaggio sulle sospensioni, insomma, parabrezzi in 3D, lo potevi fare dappertutto, anche in piazza lo potevi fare, non vedeva nessuno. Accidenti, però insomma era stata una settimana, mi ricordo, signora, lo facevo tutte le sere, 7 giorni su 7 proprio, cioè tutte mi voleva, tutte mi cercava proprio, guarda, una cosa, stavo a casa, ero stanco, mamma mi guardava, mi faceva dire, ma ti faccio un ovetto sbattuto con la marsala che ti dà un po' di energia? E dico, effettivamente sì, ma perché sono un po' stanco, avevo dato l'energia a tante persone, allora vado verso il bar per prendermi un caffè, al barista gli chiedo un caffè, mi porge il caffè, vado a mettere la mano nella zuccheriera dove ci stanno tutte le bustine dello zucchero e non pensavo che la mia vita poteva cambiare grazie alla scritta che sta dietro le bustine dello zucchero. Mi ha salvato la vita, signora, a me, altro che dei libri. Io sulle bustine dello zucchero ci ho provato tantissime verità. Giro, c'era scritto: anche l'albero più grande mette le sue radici in un posto solo. Che mi vuole dire? Sai chi l'aveva scritta poi? Anonimo. Che mi vuole dire Anonimo? Mi sa che era un autore del Novecento, probabilmente. Dice che non devo andare con troppe donne, ma devo trovare una ragazza con la quale stabilire un rapporto stabile e sviluppare, ma con chi mi metto, chi non mi metto,
all'inizio ho fatto un po' di casting, ho scritto un annuncio che chiedevo se mi mandavano un messaggio, un video messaggio, mi facevano vedere in quanto tempo capavano 10 patate, se erano robuste per caricare le legne dal garage fino a casa, che sono 4 rampe di scale, voglio dire. Poi alla fine cercando mi sono messo con una psicologa di Forge. Prima volta la sono dovuta accompagnargli a casa, è stato traumatico, sinceramente. Schivallistrici, veramente, è stata una cosa difficilissima. Poi io ero un tipo un po' vecchio stampo, diciamo uomo del secondo dopoguerra, del dopo seconda guerra mondiale, perché io, cioè dopo la seconda guerra mondiale, quando uno si sposava andava a convivere, non è che tu dici se prendevano una casa in affitto andavano per cavoli loro, no, si andava a vivere con una delle famiglie dei due. Allora io chiesi a lei se era disposta ad andare a vivere con me e con mamma. Quando io ce l'ho a casa con mamma, lei mi fa: guarda, io sono disposta, tua madre mi piace, è una persona molto intelligente, non capisco come si è fatto a scappare tu così, però tua madre è molto intelligente. Dico: vabbè, a posto. Me lo chiedo a mamma, ho chiesto a mamma se era lei disposta ad andare a convivere con la mia ragazza. Lei mi fa: guarda, io con la tua compagna sono veramente disposto, ma tu dove ti trasferisci? No, dice, se ci sei tu non ci vengo, sinceramente. E quindi siamo dovuti andare in affitto, però dopo sono fatto un po' le calcoli, andare in affitto, sinceramente affitto non conviene, perché tu paghi la casa in affitto e poi la casa non ti rimane. Allora col proprietario della casa io ho detto: guarda, te la compro tramite l'affitto. Io ti pago l'affitto e piano piano tu ti dice: no, non si è capito, io voglio le soldi sull'unghie, tutti insieme. Dice: se non ce l'hai tu, dico, io ce l'avevo, sono fatto tanto nero, ma mo me lo so finito, il nero non te lo posso. Beh, vai in banca e chiedi un mutuo. Sono andato in banca e chiedi questo mutuo, mi ha fatto parlare con 5 persone differenti, poi a un certo punto pensavo che era fatta, che mi davano i soldi, mi dice: guarda, devi parlare col direttore. Entro dentro la stanza del direttore, mi metto a parlare con questo direttore, a un certo punto mi dice che voleva conoscere mamma. Dico: forse perché vuole sapere come tengo casa, se pulisco, se chiudo il gas. È arrivata mamma lì e a un certo punto quello gli chiede la firma. Mamma era tutta contenta a mettere la firma perché pensava che io gli ridavo i soldi della pensione che avevo utilizzato fino a quel momento. Quando ho capito che era per l'ipotecare la casa sua, mi voleva denunciare, perché pensava che volevo fare un business con la nuda proprietà, con la vecchia dentro, capito? E quindi niente, è saltato tutto, io lo so detto io al direttore: ma fatti i cazzi tu, no? Cioè, chiami a mamma, dopo vedi che è successo un casino, insomma. E vabbè, siamo andati in affitto, conviviamo, all'inizio andava tutto bene, abbiamo avuto un piccolo problema con i Tupperware, sapete che è? Quelli che i contenitori che hanno il cibo dentro pressurizzato, no? A me i Tupperware quando li vedo mi fa claustrofobia. Nel medesimo nel cibo che sta dentro, l'avete mai visto le melanzane sott'olio? Pare che vuole scappare via. Proprio mi fa claustrofobia. Passato sto periodo un po' di problemi, insomma, un giorno, una mattina, lei si sveglia, io stavo dormendo, apro gli occhi, vedo la sveglia, erano le 7:30, va prima in bagno e poi in cucina. Dopo un po' mi sveglio pure io, apro gli occhi, vedo l'ora, era mezzogiorno e mezzo. Però io non faccio come lei, non vado prima in bagno e poi vado in cucina, io vado prima in cucina e poi in bagno, anzi tra la cucina e il bagno mi fumo pure una sigaretta. Voglio aprire una parentesi, è lo Stato italiano che aumentano sempre le sigarette, non è giusto perché io sono un fumatore e io la mattina quando mi fumo una bella sigaretta vado al bagno, de corpo, signor, sta gotando bene, tranquillo proprio. Se invece questi aumentano le sigarette e poi dopo io non me le posso comprare le sigarette e quindi la mattina non posso fumare e non caco, sto ingazzato. Sto ingazzato nero, capito? Loro fanno questo compensando con una politica del merda, però non funziona. Questa è un po' difficile, eh? Già arriva più tardi, insomma. Tranquilli, tranquilli. Vabbè, vado in cucina per prepararmi la mia colazione. Io faccio sempre colazione col bondì, piace tantissimo il bondì, manna proprio fuori di testa il bondì, guarda, una cosa grossa, e Nesquik. Stavo per inzuppare il bondì nel Nesquik, lei mi guarda e mi fa: sono incinta. Che ci hai detto, scusa? Sono incinta. Il mio semino magico ha funzionato allora. Dico: fra quanto arriva? Fra 9 mesi, beh c'è il tempo, posso fare colazione. Sta incinta.
incinta, sto per diventare padre, e quando la tua compagna è incinta un po' cambia tutto quanto. Infatti ho cominciato a scoprire dei posti durante la gravidanza che non conoscevo assolutamente l'esistenza, tipo il ginecologo. Tu entri dentro il ginecologo e ti pare di entrare nel mondo de Botero, pieno di ciccione che cammina lentissimo. Le donne incinte per mettersi a sedere. Da quando scegli il posto a se mettersi a sedere passa mezz'ora. E tu diventi schiavetto alla sua mercé, perché lei, non riuscendosi a abbassare perché è piena di pancia, tu gli devi allacciare le scarpe, prendergli le pentole, tu diventi un sherpa praticamente, a consumo fondamentalmente. Poi ho scoperto che durante la gravidanza non è vero che le donne soffrono, solo le donne soffrono di voglie. Anche io un paio di volte la volevo strozzare, sinceramente, non la sopportavo proprio. Comunque passa sto tempo, passano i primi 3 mesi, perché insomma non lo puoi dire perché è tutto un po' così, no? È una situazione un po' delicata, devi capire bene come funziona. Appena passi i primi 3 mesi che tu dici tutto a posto, la gravidanza va bene, io so per la vita, incominci a dire oh, diventerò padre. Al 99% degli uomini a cui ho detto sta cosa, sai che mi hanno risposto? Ammo e cazzi tu. Che sarà, c'è una via, che sarà? Poi dopo è troppo bello, perché quando senti il battito, quando ti dai colpetti sulla pancia è fantastico, una scossa proprio elettrica, quando vai a fare il monitoraggio che senti il cuore, no? Sembra un cavallo che corre, dici come cazzo fa a correre lì dentro, non c'è spazio, è una cosa incredibile. Poi si avvicina l'ultima fase quando il bambino sta per uscire, praticamente il ginecologo ci aveva detto che il 9 ottobre sarebbe nata. Il 9 ottobre sta bimba è nata, però prima che arrivi il 9 ottobre incomincia a venire a casa tutta una serie di esperti. La si vista la marea? La marea alta o bassa la marea? La luna com'è? La luna, mezza luna, la luna piena, è piena la luna, e che è un licandro, buche te ne nasce. Un licandro. Arriva il 9 ottobre, mi sveglio alle 7:30 la mattina, parto, vado in giro per comprare il trio, compro le cose, arrivo a casa la sera alle 7:30, non ce la facevo più, sono stato tutto il pomeriggio bevilandi a Cambiglione, due coglioni, quindi mi spiegava tutto quanto. Attorno a casa alle 7:30, lei va al bagno, appena rientro in casa, esce fuori e mi dice c'ho una perdita, accompagnami all'ospedale. Dico guarda, senti, sono tornato mo, fammi fa una doccia, mi mangio qualcosa, mi vedo il primo tempo del Rambo che lo fa, e poi dopo ti accompagno. Dice no, non si è capito, andiamo subito all'ospedale, di corsa. Appena arrivati l'ostetrica gli fa il monitoraggio, gli dice tutto, i cavalli che correva, sta lì qua San Paolo del Monte Giorgio, non gli stappi le orecchie, capito, che parte il cavallo. A un certo punto, poi com'è veramente gli ospedali in Italia, praticamente la fanno andare nella sala preparto, dico vedi, già tutto pieno, non c'è un'altra stanza, la mettono sulla sala preparto, guarda, una cosa incredibile proprio. A un certo punto la tipa ci fa, l'ostetica ci fa, ce l'avete la borsa? Dico guardi, mo lei un attimo si mette a posto, si accomoda qua un pochino, io vado a casa, mi faccio una doccia, mi manco qualcosetta, mi vedo il secondo tempo di Rambo e poi ritorno. Dice no, forse lei non ha capito, Macchini, che la bimba tra un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora al massimo nasce. Posso vedere Rambo stasera? Cioè no, non lo vedo. Tu cominci a sentire dentro la testa, tu hai tipo un rullo dei tamburi. Al momento della nascita tutto si rallenta, il tempo si sospende. Spingi! Ma no! Applausi, applausi le persone, sono diventato padre, dai, bellissimo, paghi champagne, veramente. Torni a casa dopo 2 giorni con sto frungoletto piccolo che sa proprio di rosa, e ti accorgi
che sto essere così piccolo caga come un ossesso, caga le continuo, la cambi, la porti al bagno per il lavaggio di sedella, porti su un faccio, togli un caga la droga, caga le continuo, mangia fiori, caga diavoli, non si capisce proprio come lei, ma dove gli scappa, è fatta così, come fa a cagare così tanto? Pannolini costa l'ira di Dio, veramente. Ma quando ti si schemi un pochetto, a quel punto senti suonare il campanello di casa, apri, ritorna alle esperti su come fa mandare il latte alla madre. Latte tira latte, fagli bere il latte, perché se bere il latte ce l'ha. Noi gli fa venire la cicoria, gli fa puzzare il latte, la cicoria, non li farinaci, dovete mangiare i farinaci. Vi dico solo che la prima settimana sai che sono mangiato? Lo pancotto. Una settimana del pancotto. Neanche nonno durante la prigionia in Albania mangiava lo pancotto. Il farro gli dava a mangiare che era più buono. Il farro a un certo punto il brodo. Mangia e beve brodo. È importantissimo. È partito un treno merci da Force con i tapponi, ha svalicato Santa Vittoria, è arrivato a Mandola, ha trovato la stazione del trenino, arrivati a fermo tutti sti capponi che già stavano ingazzati, proprio l'aveva bombati per 9 mesi a Force sti capponi, a un certo punto non cominciavo a mangiare per 2 mesi di seguito brodo, signor. Il lesso ce l'ho la mattina a colazione, a pranzo, a cena, io sudo brodo, piango brodo, piscio brodo. Concludo con quell'altra cosa importante, perché i bambini devono dormire. Primo mese mi ha mandato fuori di testa. Dopodiché dico, mo sviluppo tutta una serie di tecniche per farla addormentare. La prima tecnica l'ho inventata io, a strozzo, con la carrozzina. Ah, ogni tanto gli dai un colpetto. Come le bambole, vedi che l'occhio è meglio di un 3-4 colpi assestati per bene. Altra tecnica me la sono ricordata, de mamma. Mamma, perché io sono l'ultimo dei 7 figli, no? Ho tantissimi fratelli, poi 5 dei miei fratelli hanno fatto 2 figli ognuno, quindi ho 10 nipoti. Che a dirlo è bello, ma a Natale è una rottura di tutti. Mia madre c'aveva una tecnica perché ha addormentato tutti i figli dei figli, capito? Quando ad esempio non dormiva Diego, il figlio di mio fratello Stefano, lo portava a casa. Portava a casa, la mamma lo accoglieva da nonna, d'amore. Lo prendeva e lo tirava su per le orecchie. Una sbrullata. Lo appoggiava sulle braccia e poi lo sguardo era d'amore, da nonna. Lo sguardo d'amore diventava ghiaccio, da questo diventava questo. Lo sguardo ghiaccio, il bambino iniziava a poi recitava sta frase. No, no. No, no. Io mi ricordo stavo in camera mia sul computer quando sentivo sto suono. Al terzo. No, no. Il bambino era morto. Mamma gli metteva a dormire per tutto, in bilico sul termosifone, al posto della cugina della porta. Una volta aperto il frigorifero stava appoggiato sopra le uova. Dopo 3 ore sto bambino si svegliava e lo vedi che camminava lungo il corridoio di casa mia che sembrava un drogato. Ti vedeva e non ti riconosceva. Senti, scusa, che c'hai, 1 euro? Dico, sotto zio, ma non lo so, cazzo zio. C'hai 1 euro per un po' di latte in bollo, svegli a tempo. E continuavano la giornata in una famiglia vecchio stile, mio padre, mia madre e figli, molto differente da certe famiglie di oggi dove ci sono solamente i figli, i genitori, non si sa più che fine abbiano fatto. Grazie. Il partito del Radical Grezzo. Grazie Antonio. Molto bene, no, non siamo qui per ridere, ho poco tempo e quindi vi voglio dire subito quello che penso.
Antonio, sei bravissimo, veramente complimenti anche per il nome. Cari amici, cari amiche, le Marche è la regione che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato da mia madre a vivere una vita sulle sue spalle. E con estrema gioia vi annuncio che sono sceso in politica con tutte le mie lacune. Ho fondato un partito che si chiama Radical Grezzo. Noi vogliamo fare una politica che piaccia alla gente, perlomeno su Facebook. Basta che mettete mi piace e tanto basta, perché dopo troppe chiacchiere non va bene. Troppe chiacchiere poi non fa cantare i galli. Se il bambino piange a quest'ora, poi gli dormilla a casa. Come voi ben sapete, alle ultime elezioni mi sono candidato anch'io, poi all'ultimo minuto ho scoperto che non bastava candidarsi su Facebook. Quindi alle prossime elezioni, se non troverete il mio partito nelle liste, ci avete la penna, ce lo disegnate voi e ci mettete il nome mio, senza problemi. Piange, piange, signor, bambino piange. È piccolo? No, no. Radical Grezzo, grezzo inteso come non contaminato, come puro, come integrale, come mamma mi ha fatto e come mamma mi ha mantenuto per tanti anni. Noi siamo contro i radical chic, noi sinceramente i radical chic ci sta sui coglioni, per un motivo molto semplice: i radical chic ci hanno riempito di fuffa, invece noi radical grezzi vogliamo dare più concretezza, anche perché noi vogliamo portare un po' di cultura media. Noi siamo proprio per la cultura media, cioè secondo noi si deve andare a scuola fino alle medie, poi basta. Superiori, università non serve, perché poi dopo tutti diventano scienziati e nessuno ha più voglia di fare un cazzo, mi pare, no? Anche perché chi ci governa in questi ultimi anni è tutti insomma laureati, a me non mi pare che le cose vanno bene, sinceramente. Anzi, tutt'altro, c'è una forte crisi e non capiscono qual è il problema è che non ci sono i soldi che sono fatti, che carta, non mi pare che è finito l'alberi sinceramente, quindi poi c'è una debacle sociale, questa è per colpa dei radical chic. Io amo la mediocrità, amo la superficialità, perché la superficie è pelle e a me la pelle che ho mi piace. Se non ti piace la pelle che hai, o sei un serpente che la cambi o ti chiami Michael Jackson. Aspetta che se va via. Sono stufo di tantissime cose, sono stufo dei politici, mi piacerebbe che i politici fossero una razza in estinzione tipo i panda, voglio dire, se va via i panda poi gli anche i politici, non mi pare. Sono stufo di dover votare il meno peggio. Non vi presentete cazzo, no? Almeno uno non si pone il problema. Sono stufo di quelli che parlano a bambera. Non si capisce niente. Sono stufo dei finti umili, sono stufo dei fascisti ottusi, sono stufo dei comunisti con i soldi, ma la cosa di cui più sono stufo è quando atterra l'aereo le persone si avvizzano per pigliare le valigie. Lo cazzo niente. Dov'è? Ma mica è un autobus che può scendere al volo. Tipo sta al primo posto, c'è la valigia giù in fondo, si alza. E in tasa, no. Allora, no, con calma, c'ho poco tempo, è 9:30, ci siamo rotti i coglioni tutti, tranquilli. Allora, io parlo come mangio, sono così, radica grezzo e me ne vanto. Mi propongo le elezioni perché alle ultime elezioni, non so se ci avete fatto caso, non si capiva più niente. C'era quelli di destra con quelli di sinistra, quelli di sinistra con quelli di destra. Allora, destra-sinistra è una questione dei punti di vista. Se tu stai così, c'è le cose a destra e le cose a sinistra. Che è successo? O io mi sono girato in 180 gradi e ho cambiato il punto di vista, oppure io stavo fermo e tutto è girato attorno a me. Comunque qualcosa è girato, sicuramente. E non si capisce, è importante ribadirlo, amo le Marche. Le Marche racchiudono una varietà totale di stili, dialetti, ma è importante ribadirlo, le Marche è una regione. Più tardi.
Sono stanco di chi si vergogna della propria identità territoriale, io abbandono ogni sentimento di pluralismo intellettuale per un sano e più moderno bigottismo cosmopolita. Io sono contro la coerenza, io sono a favore dell'incoerenza, perché tutti dice che è coerenti e poi fa come cazzo gli pare. Allora no, io sono incoerente, ma agli evadrim. Sono stufo di vedere le Marche come i babbi natali appesi a buon giro per le città. Questo immobilismo, capisco che le Marche è la regione della longevità, ok? Nelle Marche nessuno muore de crepa core. Nelle Marche tu puoi campare fino a 110 anni e mori di rottura di coglioni. I have a dream. Non voglio più pensare che le Marche sono viscide, viscide come le bustine dello shampoo che tu trovi negli alberghi di 3 stelle, che tu le vai a aprire quando ti stai fa la doccia, e alla fine per aprirle devi far con la bocca. Questa bustina poi la utilizzi mezza per i capelli, quell'altra mezza come colluttorio per sciacquarti la bocca. Non voglio più vedere le Marche precise, precise come le donne che vanno al mare e posizionano il lettino e viva la spiaggia. Un'ora per calcolare la parallasse. Ne chiappera acqua? No, non ne chiappa, il sole non a te non ne chiappa. Agli Avedrim. Quindi sono qui per dirvi i programmi, i punti del mio partito. Allora, innanzitutto una politica che dia risposte e non lasci in eterno il cittadino solo davanti alle due sponde blu. No, assolutamente no. Io non sono come quei politici che prima delle elezioni vengono a casa vostra, passano con te un intero pomeriggio, tu li voti e dopo che sono stati eletti tu li chiami, loro non te chiamano. Io no. Se in quel momento che voi vi richiamate non vi posso rispondere, non c'è problema. Dopo un po' vi faccio uno squillo e poi mi chiamate. Affrontiamo una volta per tutte il problema del calcio. Il calcio deve entrare in Parlamento. Perché se tu fai entrare il calcio, se qualcuno dice qualche cazzata, si arrembi il Parlamento d'oltrà che te fa un culo così. Quindi il calcio è... Noi proponiamo per i bisogni primari, mangiare, bere, fare i bisogni e dormire, una vita tipo stile resort dei villaggi. Tu c'hai il braccialetto, vuoi mangiare, gli fai vedere il braccialetto. Vuoi fare la benzina, gli fai vedere il braccialetto. Ne mettiamo 3.000 in palio, che potrete vincere attraverso degli appositi gratta e vinci. Chi non lo vince deve diventare amico di quello che lo vince. Così iniziamo lo scambio sociale. La stessa cosa, apriremo dei locali in disuso in modo tale da aumentare il giro del gnocca, perché se si aumenta il giro del gnocca tutti più contenti e si aumenta il tessuto sociale. Noi vogliamo praticamente che la razza marchigiana diventi un po' come la scottona. Metodo Montessori a tutti i gradi delle scuole. A scuola al posto del flauto verrà insegnata la fisarmonica di Castelfidardo, il saltarello al posto dell'ora di religione, perché ormai la pizzica sinceramente ha sfornato, sinceramente, basta. Pieno supporto a tutti quei ragazzi ormai quasi ventenni che si chiamano Ridge, Thorn o Brooke, nonostante vivano a Montegranaro. Pieno supporto a tutti gli eterni Peter Pan che fanno continuamente cazzate e che se vengono scoperti negano sempre, anche davanti all'evidenza di una mutanda sul sedile posteriore. Bravi, negate fino all'evidenza. Giovanni Allevi potrà comporre solo saltarelli. Per la sostituzione definitiva della lettera B con la lettera V nel dialetto fermano-maceratese, in modo da poter finalmente dire senza problemi che siamo tutti bravi e belli. Basta col dubbio amletico, lasagno vincisgrassi, punto e basta. Perché le olive nascono sugli alberi senza nocciolo ripiene di carne e panate. Fondi per la ricerca e la tecnologia affinché si possa poi sviluppare un macchinario capace di friggere direttamente gli uliveti. Coltivazioni ecosostenibili di alberi di ciauscolo. Una petizione affinché i supermercati vendano solo prodotti locali. Capisco che a volte è più facile... si fa prima a prendere l'insalata in Perù anziché a Force, ma quella di Force vi assicuro è più buona, anche se ci vuole più tempo per arrivarci.
affinché tutte le emittenti televisive martigiane possano trasmettere il sabato sera il programma La Nostra Gente di TVRS. La puntata speciale, quelle che inizia a ballare a Pollenza e a forza di girare finisce a Orbisaglia. E la calzatura martigiana. Concludo, concludo. Ce n'ho altre 40. Concludo, concludo. Per tutti quelli che mettono il limone dell'arrosto nel bicchiere d'acqua gassata perché rinfresca, che il vestito della domenica sia finalmente uno status symbol, che la calzatura marchigiana venga prodotta interamente nelle Marche, dal tacco fino ai lacci. Tuttavia, chi preferirà continuare a produrre all'estero potrà realizzare solamente scarpe destre. Aboliremo il pranzo della domenica dalla suocera. Durante il Natale forniremo gratuitamente i pasticcini Ore Diete ai ricoverati in ospedale. Sosterremo tutti quelli che indossano il calzino da ginnastica con le college, che non si può guardare sinceramente. E noi saremo sempre al vostro fianco, aumentando la cultura e rendendo più autogrill in giro delle Marche, perché all'autogrill c'è la cultura vera, io tutti i libri l'ho comprati lì. Quindi che vi posso dire, se vi sentite anche voi radical grezzi, se anche voi credete nel chilometro zero, votate e fatemi votare, così renderemo le Marche sicuramente più belle. Grazie. Non mi piace, scusa Antonio, vieni Antonio, non mi piace utilizzare un palco per farmi pubblicità. No, assolutamente no, però non è detto, però una signora me l'ha detto, se il 27 dicembre stavo al Teatro dell'Aquila alle ore 17.30 con il mio nuovo spettacolo Radical Grezzo Chilometri Zero, gli ho detto alle 17.30, mi raccomando, domenica 27 dicembre i biglietti li puoi comprare alla biglietteria al Teatro dell'Aquila oppure su Viva Ticket, che non mi piace quando uno prende uno spazio pubblico per dirgli cazzi su, non mi piace assolutamente. 27 dicembre alle ore 17.30 al Teatro dell'Aquila, va bene, questo è il mio Piero Massimo.